La Regione Lazio ha approvato la legge sulla promozione della formazione, occupazione nei settori della Blue Economy, che vede come primo firmatario Daniele Ogni Bene, capogruppo LeU al Consiglio regionale del Lazio, insieme ai consiglieri regionali Gino De Paulis ed Enrico Maria Forte. Una svolta decisiva per una regione che può vantare ben 361 chilometri di costa sul Mar Tirreno, oltre a 43 laghi, 18 fiumi e 11 porti marittimi strategici per spostamenti e trasporti commerciali. Il consigliere Ogni Bene ha commentato. La legge è volta a valorizzare le figure professionali impiegate e quelle emergenti attraverso una rete che metta insieme imprese, enti di formazione ed enti pubblici. I mari, i laghi, i fiumi sono risorse ambientali da difendere, ma anche luoghi che possono e devono diventare un volano economico per la nostra regione. La Regione Lazio, con l'approvazione di questa legge, vuole creare un sistema sinergico tra imprese ed enti di formazione e ricerca al fine di offrire soluzioni concrete per un'occupazione in settori strategici e innovativi. Inoltre, interverrà anche a sostegno delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati per qualificare e potenziare le infrastrutture di ricerca e valorizzare le risorse umane impegnate nella filiera della Blue Economy. La legge ha l'ambizione di creare nuove figure professionali che possano trovare un'occupazione stabile, ma è anche uno strumento per incentivare la nascita di nuove start-up innovative. Insomma, una legge quadro che possa ricomprendere tutti gli aspetti più importanti dell'economia del mare, dei laghi e dei fiumi. Da non dimenticare poi anche l'aspetto della tutela dell'ambiente. Una su tutte, voglio ricordare un'azione che è stata inserita in legge, per esempio promuovere progetti che coinvolgono i pescatori nella raccolta della plastica a mare. Insomma, una legge sì di difesa dell'ambiente, ma anche di sviluppo e sostegno all'occupazione.